Ah, Maurizio, l'ospite è Benedetto Bonazzi della Curia, Curia Vescovile. Poi se io ho un ritorno nell'auricolare non riesco a parlare. C'ho un secondo. Sì, Maurizio, siamo ovviamente qui ad attenderlo a Porta Fiorentina, nella zona di Porta Fiorentina, a Pescia, perché dietro di noi tra pochi minuti arriverà la sua auto con il Vescovo Tardelli. Scusate se mi, dalla regia, se mi togliete il ritorno in cuffia. Dicevo, arriverà tra pochi minuti e verrà accolto dalla cittadinanza, dalle autorità civili, militari e religiose qui alla Porta Fiorentina a Pescia. Per parlare del programma siamo in compagnia di Benedetto Bonazzi, che è della Curia Vescovile. Non ci sono problemi. Come si svolgerà questa prima parte del programma qui esterna e poi si andrà a piedi con una sorta di corteo in cattedrale? Allora, qui al ricevimento di Sua Eccellenza Monsignor Tardelli ci sono i quattro rioni, rappresentanza appunto della Lega dei Rioni della Città di Pescia, che li accoglieranno dandogli, consegnandogli la chiave della città e le varie bandiere con i colori dei quattro rioni. Ci sarà poi il saluto e l'accoglienza del sindaco e del prefetto di Pistoia qui sulla Porta Fiorentina, poi ci sarà un discorso dal palco appunto di saluto da parte delle autorità civili e militari. Terminato questo andremo tutti in cattedrale, dove poi Monsignor Tardelli andrà nella chiesa di San Giuliano, dove prenderà gli abiti civili, ecclesiastici della celebrazione, e poi proseguirà in processione con tutti i sacerdoti nel clero. Ecco, la celebrazione poi che ci sarà dalle 16.30 in poi in cattedrale, che tipo di celebrazione sarà? Perché non è una messa tradizionale. No, è una messa ovviamente dedicata a tutto un suo iter, suo particolare, dove appunto è la prima messa che verrà poi concelebrata da Monsignor Tardelli. Grazie, allora Benedetto Bonazzi, ci vediamo sicuramente più tardi. Grande spiegamento di forze, sia militari, perché fino a pochi minuti fa c'erano ancora gli artificieri del reparto artificieri a verificare le varie zone, sia con il cane che è preposto a questo tipo di attività e ha percorso tutte le strade limitrofe alla zona appunto in cui si muoverà il corteo e anche la zona intorno alla cattedrale. Intanto stanno suonando le campane, stanno arrivando alcuni rappresentanti delle istituzioni, c'è il sindaco di Pescia qui di fianco a noi, e eventualmente se cerchiamo di avvicinarlo, sindaco, se può venire un secondo. Siamo con il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi. Sindaco, sta per arrivare il vescovo di Pistoia, che ufficialmente entrerà oggi anche nella diocesi di Pescia, quindi vescovo di Pistoia e di Pescia. Stamattina lo abbiamo accolto anche come visita all'ospedale Cosme e Damiano. Che significa l'arrivo di Monsignor Tardelli a Pescia? È una giornata di festa per la comunità, per l'intera diocesi che comprende gran parte della Val di Nevola e non solo Pescia. È una giornata di festa, una giornata di accoglienza. La nostra comunità ha avuto un grande pastore fino ad oggi, lo ricordo, e vai i miei saluti a Monsignore Roberto Filippini. Attendiamo con ansia questa figura così carismatica, perché Pescia ha bisogno di una guida, lo ribadisco sempre, l'ho detto, di una guida esclusiva e rappresentativa e unica per la comunità di Pescia, ma dell'intera diocesi. Quindi noi siamo convinti che in questi anni Monsignor
Fausto Tardelli guiderà la nostra comunità, la nostra diocesi, con grande passione e ardore, perché Pescia e tutta la diocesi ne ha bisogno. Quindi benvenuto a Sua Eccellenza Fausto Tardelli. Grazie allora al sindaco di Pescia Riccardo Franchi. Aspettiamo, siamo ancora in attesa, avete visto, vedete, ci sono i rioni schierati ad accogliere appunto l'arrivo di Monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia. Da oggi sarà anche vescovo ufficialmente, entrerà a far parte alla guida della diocesi di Pescia. I rioni sono rioni Santa Maria, rioni San Francesco, Ferraia e San Michele, e sono qua, come avete sentito dal detto alla curia, gli consegneranno, accoglieranno appunto Monsignor Tardelli e gli consegneranno simbolicamente le chiavi della città. Una breve e veloce biografia di quello che è stato l'ultimo percorso episcopale da parte di Monsignor Tardelli. Il 6 marzo Papa Giovanni lo nomina vescovo di San Miniato, succedendo ad Edoardo Ricci. Il 2 maggio riceve l'ordinazione episcopale nella Basilica di San Friviano a Lucca e il 30 di maggio prende possesso della diocesi di San Miniato. L'8 ottobre 2014, lo ricorderemo perché l'abbiamo seguito anche noi, Papa Francesco lo nomina vescovo di Pistoia, succedendo a Mansueto Bianchi. L'8 dicembre prende possesso canonico proprio della diocesi di Pistoia. Una data simbolica, quella del 14 ottobre 2023, Papa Francesco lo nomina anche vescovo di Pescia, unendo così in persona episcopi la diocesi di Pescia e a quella di Pistoia. E oggi, 14, dopo 3 mesi, 14 gennaio 2024, appunto, entra ufficialmente alla guida anche della diocesi di Pescia. In persona episcopi, abbiamo detto, cosa significa? Ovvero nella persona del vescovo, è un'espressione che viene usata dalla Santa Sede per indicare appunto le unioni di due o più diocesi. Ricordiamo che Monsignor Roberto Filippini, vescovo fino a qualche settimana fa, ufficialmente ancora della diocesi di Pescia, ovviamente per raggiunti i limiti di età ha lasciato la guida della pastorale della diocesi, della diocesi pesciatina. Dicevamo, unendo due o più diocesi, praticamente viene lasciato tutto ciò come sta, quindi i seminari, i cattedrali, gli uffici della curia rimangono ognuna a far parte della rispettiva diocesi, quella di Pistoia e quella di Pescia, indipendenti, e viene ovviamente viene unito il vescovo, che è appunto Monsignor Fausto Tardelli. E è la forma, diciamo, in qualche caso l'unione in persona episcopi è stata una soluzione di transizione verso l'unione, e ci sono stati casi in cui le due diocesi, due o più diocesi, sono state unite. È questo un po' che si temeva e temevano appunto i fedeli, e temono ancora purtroppo i fedeli della diocesi pesciatina, ovvero che la diocesi appunto di Pescia rischi appunto di essere inglobata in quella di Pistoia, un rischio che è suffragato, temono i cittadini, anche con una sorta di petizione che da qualche settimana è in corso a Pescia, affinché l'appello arrivi a Papa Francesco e venga mantenuta indipendente la diocesi di Pescia. Siamo ancora tutti schierati, nel frattempo sono arrivati anche ci sono alcuni rappresentanti delle istituzioni, oltre al sindaco di Pistoia, abbiamo visto Riccardo Franchi, dietro di noi, dietro le nostre postazioni, il sindaco di Chiesina, Fabio Berti, il sindaco di Buggiano, Daniele Bettarini, alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale Pesciatino, rappresentanti delle istituzioni di Piavagnevole, con il sindaco Gilda Dio l'aiuti, Marzia Niccoli del comune di Massa e Cozzile, c'è il rappresentante del
Consiglio regionale, abbiamo visto passare prima Federica Fratoni, qui abbiamo anche Marco Niccolai e poi altri rappresentanti anche militari, ci sono ovviamente, ecco il prefetto, il signor prefetto è arrivato adesso, che prenderà parte alle celebrazioni, adesso sta salutando il sindaco di Pescia Riccardo Franchi. Dicevamo la rappresentanza è veramente importante, sia dal punto di vista dei rappresentanti appunto delle istituzioni locali e regionali che rappresentanti anche delle istituzioni militari. Dovrebbe arrivare anche il governatore della Toscana Eugenio Giani, anzi chiediamo a Benedetto, si sa nulla dell'arrivo del Presidente della Regione? Sì, dovrebbe arrivare fra una mezz'oretta, è un po' in ritardo, però dovrebbe arrivare anche lui. Quindi è confermato l'arrivo anche da parte del governatore della Toscana Eugenio Giani. Maurizio, io altre cose in questo momento non ci sono da aggiungere, aspetterei l'arrivo di Monsignor Fausto Tardelli per riprendere la linea o eventualmente per altre situazioni che si vengono a verificare qua e che vale la pena riprendere per comunicarle. Sì, dovreste vedere già le immagini dell'arrivo di Monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, arrivare appunto dalla zona del semaforo con Viale Europa e percorrere questo tratto di via Fiorentina, accompagnato presumo da Don Stefano e da altri colleghi, altri prelati. Una volta appunto percorso questo primo tratto, appunto come detto precedentemente, sarà accolto dai rioni a rullo di tamburi e con le bandiere spiegate. Il vescovo poi oltrepasserà, dopo i saluti da parte del sindaco di Pescia Riccardo Franchi, oltrepasserà la porta fiorentina e dopodiché andrà a parlare da un piccolo palchetto. Lo vediamo insieme anche al governatore della Toscana Eugenio Giani, accanto a lui l'avevamo anticipato che era in arrivo e sono praticamente arrivati insieme. Ecco il rullo dei tamburi da parte dei quattro rioni e il saluto con le chiavi, con diciamo questo gesto simbolico di consegnare le chiavi della città al nuovo vescovo di Pescia da parte di alcuni rappresentanti dei quattro rioni cittadini, San Michele, San Francesco, Ferraia e Santa Maria. Accompagnato dal rullo dei tamburi suonati dai ragazzi e dalle ragazze dei rioni, e stiamo vedendo la cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte dei quattro rioni. Ricordiamo, i rioni sono la parte storica della città pesciatina. E appunto simbolicamente questo gesto sta proprio a significare l'ingresso effettivo e ufficiale in città e l'accoglienza vera e propria da parte della città, quindi dei rappresentanti della parte storica ma della città tutta, al nuovo vescovo, e quindi l'accettazione, l'accoglienza del nuovo vescovo a Pescia. Ricordiamo anche che
Monsignor Roberto Filippini, vescovo uscente, era in carica dal 2015, quando fu nominato appunto da Papa Francesco vescovo di Pescia. È stato un vescovo, lo abbiamo verificato anche in questi giorni, che ha girato il territorio. È stato un vescovo molto, molto amato e molto apprezzato. Ecco l'ingresso allora di Monsignor Fausto Tardelli e gli sbandieratori dei quattro rioni che si apprestano appunto alla cerimonia di accoglienza. Anche il governatore della Toscana, che tra l'altro ce l'ho qui accanto a me. Presidente, siamo in diretta su TVL. Che cosa significa un nuovo vescovo in una città come Pescia? In una città come Pescia significa molto, perché il vescovo a Pescia, che è il centro capoluogo storicamente della Val di Nievole, dà quello che magari in altre delle 10 città capoluogo di provincia dall'istituzione laica, ovvero l'essere capoluogo di provincia. Da quasi 500 anni Pescia è città, Pescia attraverso la sede vescovile ha significato appunto il riferimento in questo territorio così bello e storicamente rilevante della Toscana, e quindi il vescovo è in qualche modo qualcosa di più di un'autorità religiosa per il ruolo anche civile che poi riesce a svolgere. Una situazione un po' anomala per avere un vescovo che è vescovo di una diocesi anche di Pistoia e diventato anche di Pescia. È una situazione che a Pescia inizialmente non è stata accolta molto bene, però adesso è stata spiegata. Che cosa significa? Ma io capisco i pesciatini nel primo approccio, però innanzitutto ci sono due elementi. Innanzitutto la personalità di Monsignor Tardelli, che è una persona di grandissimo livello e anche da un punto di vista religioso, di appartenenza alla Toscana, è figura autorevolissima. Non dimentichiamoci che prima di essere vescovo di Pistoia lo era stato a Samignano, insomma è uno dei vescovi più autorevoli. Quindi intorno a una figura di questo genere si può anche capire che per un periodo transitorio convive diciamo l'apostolato a Pescia e l'apostolato a Pistoia. In secondo luogo, comunque sia, se il Papa voleva poteva unire le cose, invece non le ha unite, significa che la diocesi di Pescia rimane salda. Grazie allora al governatore della Toscana Eugenio Giani. Sta arrivando il vescovo Fausto Tardelli, ha salutato il prefetto, ha salutato con un abbraccio il sindaco Riccardo Franchi, appunto il governatore della Toscana Eugenio Giani e altri rappresentanti delle istituzioni. Adesso c'è il corteo, dovrebbe oltrepassare la porta fiorentina. È l'atto simbolico di ingresso nella città, nella storia, nel centro storico della città. Il corteo appunto ha attraversato la porta e si fermerà poco più avanti, qualche decina di metri più avanti, per fermarsi appunto, e è stato allestito un piccolo palco da dove appunto Monsignor Fausto Tardelli parlerà e si rivolgerà per un saluto alla cittadinanza e a tutti coloro che in questo momento sono presenti simbolicamente tutti i cittadini per i quali i rappresentanti delle istituzioni sono adesso presenti. Ricordiamo che la diocesi di Pescia è una diocesi basta, che prende la provincia di Pistoia, una parte della provincia di Firenze e una parte della provincia di Lucca.
sentiamo adesso cosa dice appunto il vescovo Monsignor Fausto Tardelli. Ora prende la parola Sua Eccellenza il prefetto di Pistoia. Grazie, buonasera a tutti, ma soprattutto un benvenuto nella qualità di vescovo della diocesi di Pescia a Sua Eccellenza Fausto Tardelli, con il quale ci conosciamo da tempo, ci siamo confrontati tanto su temi delicati nella diocesi di Pistoia. Io quindi nella qualità do il benvenuto con l'auspicio che il rapporto di collaborazione, di stima, di fiducia che si è instaurato a Pistoia e che qui a Pescia avevo con il vescovo, il suo predecessore, al quale va il mio saluto affettuoso e sentito ringraziamento per l'attività svolta, e quindi inizia una nuova storia, una nuova avventura che sicuramente andrà benissimo. Condivideremo dei temi importanti, Eccellenza, non dimentichiamo nulla, i cittadini, i bisogni di chi si trova in difficoltà, italiano e straniero che sia. Mi raccomando, Eccellenza, grazie. Prende ora la parola il Presidente della Regione Toscana. Grazie. Sua Eccellenza, innanzitutto i più sentiti e sinceri auguri a lei, che è una personalità che nel ruolo di vescovo ha vissuto varie esperienze a Samniato, poi a Pistoia, oggi a Pescia, e quindi è uno dei più profondi conoscitori della nostra regione, e io ho avuto modo di apprezzarne le sue grandi doti da un punto di vista umano e naturalmente quale pastore sul piano spirituale, sempre molto attento ai rapporti con le istituzioni e con le comunità che vivono nel nostro territorio. Io dico sempre che la Chiesa sa leggere meglio dello Stato il territorio, perché noi abbiamo 10 province in Toscana, ma la Chiesa, nella sua millenaria capacità di raccordarsi alle comunità, con le sue, mi sembra oggi 17 diocesi, riesce a dare voce, identità a territori che hanno una grande storicità, e il territorio di Pescia, la Val di Nievole, la funzione che questa diocesi svolge è sempre stata davvero molto importante. Sono convinto e sono sicuro che il suo ruolo, da un lato a Pistoia, dall'altro a Pescia, quante volte anch'io ho avuto il doppio incarico, saprà svolgerlo al meglio, valorizzando e garantendo l'identità delle comunità, dei municipi, del territorio della Val di Nievole e di Pescia, che è nella sua voce più alta. È proprio il ruolo della Chiesa, il ruolo della spiritualità che essa ha saputo trasfondere per l'armonia e il senso più forte, più bello di poter andare avanti senza lasciare mai indietro nessuno, con l'attenzione ai fragili, ai deboli, ai poveri, alle persone che potessero essere parte integrante di una comunità, trovando nella Chiesa un riferimento e nelle istituzioni la voce per i loro bisogni e i loro servizi. Ecco che sono convinto questa armonia si creerà al meglio con la sua persona e con il suo ruolo. Auguri di cuore. Parlerà ora Riccardo Franchi, sindaco di Pescia. E ora il sindaco di Pescia, anche a nome degli altri sindaci presenti in diocesi. Buon pomeriggio a tutti. È con molta emozione che da circa 6 mesi che ci siamo insediati come amministrazione che ci troviamo ad un evento così importante per tutta la comunità, per tutta la diocesi. E qui ringrazio tutti i presenti, a partire da Sua Eccellenza il signor prefetto di Pistoia, ringrazio il questore, ringrazio il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e ringrazio ovviamente il presidente della regione Eugenio Giani per la sua presenza. Sua Eccellenza, lo avrà visto, la nostra comunità, la comunità di Pescia, ma non solo, guidata dai sindaci che sono qui presenti, ringrazio per la loro presenza e tutte le altre istituzioni presenti, avrà visto com'è ricca,
com'è passionale e vive grazie al mondo delle associazioni. L'hanno accolta Rioni con grande passione, con bambini, ragazzi che l'hanno accolta. Questi insieme a tutte le associazioni del nostro territorio, che ringrazio, vedo tantissime divise di ogni colore, questa è l'accoglienza, questo è un simbolo che la città di Pescia, ma l'intera Val di Nievole, vive, pulsa e ha voglia di condividere tante cose. Pescia ne ha bisogno, lo dico tutti, una comunità passionale, una passione ricca di storia, tradizione e di valori, che ha bisogno di una guida spirituale, che ha bisogno dei punti di riferimento che uniscano l'intera comunità. Pescia in particolar modo ne ha bisogno di una guida unica ed esclusiva per la nostra città. E questo le voglio dare il benvenuto a nome di tutta l'amministrazione, ma di tutta la comunità, perché oggi la comunità ha fatto un grande sforzo, tutte le associazioni, tutti i volontari che si sono adoperati da giorni per permettere questo evento, che per Pescia è un evento, e ringrazio veramente anche per questo la protezione, la nostra protezione civile e tutte le associazioni, l'ho detto prima, che si insieme si sono adoperate perché questa giornata si realizzasse nel migliore dei modi. Sua Eccellenza, noi ci siamo, saremo a suo fianco, insieme avremo tante sfide da fare. Oggi con onore l'ho accompagnata al nostro ospedale che è di tutta la Val di Nievole e che è un motore pulsante, lo abbiamo visto purtroppo anche con questa tragedia, per fortuna che non ha avuto gravissime conseguenze, quelle potevano essere tragiche conseguenze. Abbiamo visto quanto sia importante la nostra struttura, fatta di medici, infermieri, di personale valoroso, e dobbiamo continuare che diventi e continui ad essere un punto di riferimento per la nostra comunità. Noi ci siamo, abbiamo bisogno anche di lei, tutti insieme, perché solo tutti insieme Pescia e la Val di Nievole ha bisogno di essere unita, e tutti i problemi li affrontiamo e sono sicuro che li supereremo con un'unità. Grazie di cuore, mi permetta, benvenuto Fausto. Grazie. E ora per la prima volta sentiamo le parole del nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Fausto Tardelli. Signor Sindaco, signor Prefetto, innanzitutto, signor Presidente della Regione, Governatore Gianni, sindaci di tutta la Val di Nievole, rappresentanti delle varie istituzioni, delle forze dell'ordine, il questore, comandante provinciale dei Carabinieri, la finanza. Grazie anche ai rappresentanti dei Rioni, degli sbandieratori, per la vostra presenza colorata, festosa, giovanile. Grazie per le parole che mi sono state indirizzate a nome di tutta la cittadinanza. E grazie per l'accoglienza davvero festosa che mi fa sentire già a casa, nonostante un po' di amarezza, come sapete, che questa nuova situazione della storia centenaria della diocesi di Pescia ha suscitato, ma che non deve vincere né oscurare la gioia di questo incontro. Ritengo un grande onore entrare a far parte dell'antica e gloriosa città di Pescia, la città dei fiori, che seppur piccola è uno scrigno di storia, di cultura, di arte, di ingegno, di bellezza, di laboriosità e anche di vita, di fede. Tutte cose che la pongono in una posizione di rilievo in quella magnifica terra che è la Val di Nievole, nonostante le difficoltà che il cambiamento rapido dei tempi ha portato. Da lucchese qual sono, non posso poi non riconoscere con emozione in tanti tratti della cultura, del popolo di queste terre, legami evidenti con la mia cara terra di origine. Tutto ciò mi rende particolarmente familiare questa città, che posta in provincia di Pistoia, ma protesa verso Lucca e il mare,
terra quindi di confine, potrebbe essere ponte verso occasioni nuove, interessanti e originali di sviluppo. Giungo in un momento di grande tribolazione per il mondo intero, dove il bene più prezioso dell'uomo, che è la pace, è messo seriamente in pericolo in molte parti del mondo e anche sempre più vicino a casa nostra. La nostra terra ha conosciuto la violenza della guerra. Lo sappiamo, non più da testimoni diretti, ma come persone che hanno ascoltato dai propri genitori o dai più anziani il racconto terribile di quei giorni tristi ed amari che videro tanti morti innocenti, distruzioni ed eccidi. Pensavamo che quei racconti fossero solo storia passata e invece non è così. La preoccupante congiuntura internazionale si unisce alle difficoltà economiche in cui numerose famiglie e persone si dibattono. So che anche la Val di Nievole e Pescia, in particolare in questi anni, hanno sofferto della crisi generale, con vari problemi che si sono andati accumulando, quello dell'ospedale, del punto nascita, quello delle scuole, del florovivaismo, della montagna. Percepisco la preoccupazione per le sorti della città. Mi pare che a volte forse aleggi un senso di scoraggiamento e di sfiducia, che è poi la cosa peggiore che possa capitare. Perché di fronte alle difficoltà occorre reagire, rialzarsi, innovare, trasformare i punti deboli in opportunità, pensare ai progetti di rilancio e sviluppo. In momenti come questi occorrerebbe inoltre stringersi tutti insieme, fare corpo, mettere da parte le polemiche e le divisioni, per cercare invece con determinazione il bene comune, che poi si risolverebbe anche a vantaggio di ognuno. Personalmente vengo per mettermi nella squadra di chi cerca di darsi da fare per migliorare le cose. Ovviamente dalla mia prospettiva, senza cioè invasioni di campo inopportune e ingiuste. Vengo infatti primariamente a servire la comunità cristiana, ma anche per essere, per quello che posso, seme di speranza per tutti, credenti e non credenti, italiani e stranieri, a qualunque religione appartengano. Vengo nel nome del Signore, non so parlarvi d'altro che di Lui e del Suo amore per ogni creatura. Spero di poterlo manifestare non solo a parole, ma con l'impegno generoso della mia vita, che da oggi appartiene anche a voi, a questa città e a questa terra. Come guida e pastore della Chiesa di Pescia assicuro, nel rispetto profondo dei ruoli e dei compiti, la piena collaborazione alla città nella ricerca del bene comune. Una collaborazione che so essersi attuata in modo encomiabile già con il Vescovo Roberto, che tutti voi avete potuto conoscere e apprezzare, e che ha saputo essere una presenza molto positiva per questa città. Rivolgo il mio apprezzamento e la mia stima a tutti coloro che sono impegnati nel difficile servizio dell'amministrazione della cosa pubblica, e rivolgo al Signore una particolare preghiera perché siano sempre animati non da interessi personali o di parte, bensì dalla ricerca sincera del bene della popolazione, rifuggendo da ogni compromesso e da ogni corruzione. Il mio augurio quest'oggi alla città che mi accoglie e di cui entro a far parte è che sia sempre di più un pezzo di storia nuova del mondo, uno spazio dove fioriscano i valori autentici dell'uomo, irradiandosi con benefico contagio oltre i suoi stessi confini. Grazie per la vostra accoglienza. Dunque, questo era il discorso da parte di Monsignor Fausto Tardelli. Adesso scenderanno dal palco, dovrebbero arrivare prima i rioni in corteo con i vari stendardi. Prima il stendardo della Lega dei Rioni e poi a seguire appunto gli altri rioni con in testa i tamburi e dietro le bandiere e gli sbandieratori.
arcieri, seguiti dai tamburi e dagli sbandieratori del rione San Francesco. Salutare
c'è praticamente dove ci sarà la vestizione per prepararsi alla celebrazione eucaristica che ci sarà appunto in cattedrale. Non possiamo entrare, lo facciamo dall'esterno, vediamo le immagini dall'esterno. Diciamo che da qui poi proseguirà, una volta che si sarà vestito per la celebrazione, proseguirà per la cattedrale dove ci sarà la messa. Dicevamo, la diocesi di Pescia il patronato di Santa Maria di Maria Santissima della Fonte Nuova stamattina ha fatto visita proprio al santuario, alla Madonna della Fonte Nuova a Monsummano, accolto dai bambini che appunto fanno accolto da tantissimi bambini, accolto da tantissime persone, dalla popolazione appunto di Monsummano. Una vera e propria festa che si è celebrata e ha voluto appunto essere presente il vescovo nella basilica, nella chiesa della Fonte Nuova. Dopodiché il vescovo si è spostato all'ospedale a Pescia, all'ospedale di Pescia, è entrato, ha fatto visita ai locali, è stato accolto dalla direttrice sanitaria e da altri medici, c'era anche in quel caso il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, ha fatto visita al reparto di pronto soccorso e dopodiché poi è andato, si è spostato per il pranzo. Maurizio, in questo momento non ci sono situazioni particolari, il vescovo Monsignor Tardelli è all'interno per la vestizione, io riprenderei la linea una volta che siamo all'interno della cattedrale.
Maurizio. Maurizio, mi ridai? Maurizio? Ti senti Lorenzo? Ti dici che mi chiami? Che mi chiami? Perché è andata tu? Lorenzo, Massimo, diglielo nel microfono. Glielo ho detto, ma non succede nulla, mi sono mandato un messaggio. Thank you.
Maurizio, allora il percorso che sta percorrendo, appunto, che sta facendo il vescovo Monsignor Fausto Tardelli, lo vediamo accompagnato da Monsignor Roberto Filippini. Insieme stanno percorrendo dalla zona della Vestizione e in questa piazza del Duomo per poi ritrovarsi davanti alla cattedrale. Nell'anticipare questo evento, questa giornata, c'era stata anche una delle parole da parte del cardinale Betori, Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze, un compito sicuramente carico di responsabilità, direi meglio una nuova ripartenza per te, ma anche per le due comunità, ovviamente si riferisce a Pistoia e Pescia. Sono certo, dice Betori, che sarai accolto con gioia e che in questa missione potrai contare sulla generosa collaborazione dei sacerdoti, dei fedeli e di tutte le persone di buona volontà delle due diocesi che adesso riunisce, appunto, come abbiamo detto, in persona episcopi. Una formula che di per sé esprime l'unione di diverse identità che si sommano senza perdere niente, ma che anzi si vanno ad arricchire reciprocamente. Ecco che il vescovo, praticamente il vescovo uscente, Roberto Filippini, Monsignor Roberto Filippini, insieme al vescovo appena arrivato anche alla diocesi di Pescia, Monsignor Fausto Tardelli, già vescovo di Pistoia, sono davanti alla cattedrale. Arrivati alla cattedrale, davanti alla cattedrale, qui entreranno appunto all'interno per poi svolgere la funzione religiosa. Una messa, come abbiamo detto in apertura, che ovviamente è una messa diversa da quelle canoniche, da quelle che si celebrano insieme ai fedeli. Questa è una messa proprio di, lo vedremo bene anche dopo, ce lo spiegherà, lo spiegheremo nel collegamento che avremo durante appunto la cerimonia religiosa, ha una funzione di accoglienza. Ecco l'ingresso da parte dei due vescovi. Nel frattempo sta veramente cominciando a piovere con insistenza e infatti sono aperti gli ombrelli bianchi che coprono Monsignor Fausto Tardelli e Monsignor Roberto Filippini. Chiudendo quella che è stata appunto la lettera da parte del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze, dice ancora: personalmente, insieme a tutti i confratelli vescovi delle diocesi toscane, ti assicuriamo la nostra collaborazione, il nostro affetto e la nostra preghiera. Maria Santissima della Fonte Nuova, di Sant'Alluccio, patrono di Pescia e di San Jacopo, patrono di Pistoia, della Beata Vergine Maria delle Grazie di Montenero e di tutti i suoi toscani, la loro comunione nel cielo ispiri e continui a sostenere la comunione fra di noi. Queste appunto le parole da parte del cardinale Giuseppe Betori come augurio nella missione di Monsignor Fausto Tardelli anche a Pescia. Verso l'altare, siamo all'interno della cattedrale che è stata completamente ristrutturata nel periodo in cui appunto è stato vescovo Monsignor Roberto Filippini.
una cattedrale che è praticamente risorta da quello che era la situazione in cui versava, una situazione veramente da... scusate, che vedeva una cattedrale veramente in condizioni abbastanza critiche nel periodo in cui appunto il vescovo Filippini è stato all'interno della diocesi pesciatina fino a qualche tempo fa, ha vissuto una rinascita e la vediamo adesso nel suo splendore. Tra l'altro ha ospitato anche un'importante opera della Madonna del Baldacchino di Raffaello per un periodo di 6 mesi, riscuotendo grandi successi da parte del pubblico, da parte dei turisti che sono giunti da ogni parte d'Italia e dal mondo per vedere quest'opera in questa struttura, in questo edificio che è stato veramente rimesso a nuovo. Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, nostro fratello Fausto, e con tutti voi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Così ti saluto, caro Vescovo Fausto, a nome del clero e di tutto il popolo santo di Dio, di questa Chiesa che oggi ti accoglie e vive un momento importante, un passaggio fondamentale della sua storia.
D'altra parte, il Vangelo di quest'oggi registra tutta una serie di passaggi. Da Giovanni il Battista, che segnala Gesù, ai discepoli che decidono di seguirlo e che poi, pieni di entusiasmo, sentono il bisogno di passare la parola a qualcun altro. Andrea, che parla del Messia trovato a Pietro, e poi sappiamo che la storia continua ancora con una catena che da Filippo arriva fino a Natanaele. E anche noi viviamo questa trasmissione, questo passaggio. Confermo quanto ho più volte ripetuto. Mi ha rasserenato e ha addolcito il distacco da Pescia e anche l'accettazione di questa sorprendente unificazione con Pistoia, il fatto che sia tu, nella tua persona, a realizzarla, che sia tu il nuovo pastore di questo gregge. Ci conosciamo da una vita, caro Fausto, dai tempi della nostra formazione romana all'Almo Collegio Capranica. Ci legano quegli anni così speciali, per tanti versi formidabili, e quelli seguenti del servizio di insegnanti allo STIC. Ci lega, ci ripensavo stamani, la stima e l'affetto riconoscente per Monsignor Enrico Bartoletti, che aveva portato il vento del Concilio Vaticano II a Lucca e che ha gettato semi della riforma conciliare in tanti cuori, anche nel mio. Sono certo che tutto questo costituirà una sostanziale continuità dei nostri episcopati. Nel passarti il pastorale che fu di Monsignor Bianchi, il più prezioso che abbiamo, semplice, elegante, sono fiducioso che sarà in mani buone, gentili, ferme, delicate e generose. Sono fiducioso che saprai guidare questa amata porzione di Chiesa verso le mete che il Signore indicherà, amandola anche tu, permettimi di dirlo, ex toto corde, con tutto il cuore. Francesco, Vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia, nominato Vescovo della Diocesi di Pescia, unita nella sua persona
salute e benedizione. Riposta la nostra forza nella speranza, mentre offriamo a Dio, come dono più accetto, una fede incorrotta, una mente pura e ben temprata, e degna lode di piena devozione, andiamo riflettendo e meditando come in un tempo di persecuzione sia coronata di gloria la perseveranza e in tempo di pace la buona coscienza. Chiamati con questo pensiero a vegliare sull'universale gregge ed essendoci richiesto come amministratori di essere trovati fedeli, volgendo lo sguardo a codesta cara terra di Toscana, sentiamo che è nostro compito prenderci ogni cura di essa con la massima diligenza e, ispirati dal desiderio di servire il popolo di Dio e di sviluppare la missione pastorale della Chiesa, con paterno amore volgiamo il nostro ufficio di governo alle necessità spirituali dei fedeli di Pescia, i quali, dopo la rinuncia del venerabile fratello Roberto Filippini, mancano attualmente del proprio pastore e moderatore della comunità ecclesiale. Pertanto, udito il parere del Dicastero per i Vescovi, nella pienezza della nostra autorità apostolica, considerate le fatiche pastorali da te finora sostenute e la tua particolare conoscenza delle caratteristiche e delle necessità dei luoghi, ti costituiamo Vescovo di Pescia con i dovuti diritti e i corrispondenti obblighi. Inoltre, consultato il medesimo dicastero, uniamo tra di loro le diocesi di Pistoia e di Pescia in persona episcopi, cioè nella persona del vescovo, in modo che tu sia l'unico e il medesimo pastore di ambedue le chiese. Desideriamo che tu informi della nostra decisione il clero e il popolo della comunità ecclesiale di Pescia, che esortiamo ad accoglierti volentieri, riconoscendoti come guida spirituale. Il Signore ti dia sempre, venerabile fratello, un eloquio luminoso con il quale tu ammonisca i fratelli a seguire la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la pazienza, la mitezza, raccomandando loro di fare del bene e di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare e di essere generosi, mettendosi così da parte un buon capitale per il futuro, al fine, cioè, di conseguire la vita vera. Dato a Roma, in Laterano, il giorno 14 del mese di ottobre dell'anno del Signore 2023, undicesimo del nostro pontificato, Francesco. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il Vescovo Fausto Tardelli è pastore della Santa Chiesa di Pescia.
vescovo Roberto e il vescovo Fausto, che si è seduto sulla cattedra. La chiesa cattedrale è tale proprio perché in essa è la cattedra del vescovo, dal quale partisce l'insegnamento della dottrina, che poi è una, la dottrina cristiana è Cristo morto e risorto. Più che un luogo di parole, la cattedra è un luogo di testimonianza. È con la vita che il vescovo insegna a seguire Cristo, è con la vita e con le parole, come Giovanni Battista, che, come ascolteremo tra poco nel Vangelo, indica con il suo stare, il suo rimanere con i suoi discepoli, l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Sentite queste parole, i discepoli Andrea e Giovanni presero a seguire Gesù. Il vescovo Fausto all'inizio, all'ingresso del cattedrale, si è presentato sulla porta della chiesa cattedrale. La porta non è un luogo qualsiasi, è il simbolo di Cristo stesso. Come dice il Vangelo, io sono la porta delle pecore, chi entra attraverso di me entrerà e uscirà e troverà pascolo. Ebbene, ecco, il vescovo Fausto si presenta oggi sulla porta della cattedrale di Pescia come l'amico appunto dello sposo, che è Cristo, sposo della Chiesa, amico come dello sposo, come è stato Giovanni Battista, che ha fatto il servizio di indicare ai discepoli, Andrea e Giovanni, l'agnello di Dio, cioè colui che prende su di sé i nostri peccati, le nostre miserie, le nostre difficoltà. Bene, poi, come vediamo in questo momento, alla cattedra si stanno recando un po' tutti i presbiteri della chiesa pesciatina, i diaconi, religiose e religiosi, la rappresentanza quindi della chiesa locale di Pescia. Non è un atto di sottomissione, ma di comunione, quella obbedienza che non è certamente un'obbedienza di tipo militare, ma è l'obbedienza di chi ascolta, di chi si mette ad ascoltare insieme agli altri l'unica parola del Maestro, che è appunto il Vangelo. Ed è proprio questo che è il significato di questo momento in cui vediamo ora i laici, ecco, passare davanti al vescovo, stringere la mano, lasciare l'anello, il segno poi che ognuno personalmente fa, ma che hanno questo significato proprio di richiamare l'unica obbedienza, che è l'obbedienza a Cristo, buon pastore, al suo Vangelo, a quella disciplina che è la disciplina della carità, che tutti ci lega come fratelli e che ci abilita appunto ad essere servi gli uni degli altri. Questo è praticamente un atto formale di insegnamento. Sì, a questo punto il vescovo di Fausto è a questo momento a tutti gli effetti vescovo anche della chiesa di Pescia. Successivamente a questo momento prenderà la parola lo stesso Sì, sì, a questo punto, da qui in poi, è il vescovo Fausto che presiede la celebrazione eucaristica, in quanto appunto vescovo pastore della Chiesa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a voi, fratelli e sorelle, e a tutto il clero e il popolo della Santa Chiesa di Pescia. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Tale, solenne, ma perché in essa si celebra la cosa più alta, ecco, la solemnitas, in latino vuol dire qualcosa di elevatissimo, ed è proprio l'Eucaristia, cioè il memoriale della passione, morte e risurrezione del Signore. Del resto l'altare, che è il fulcro di tutta quanta la celebrazione eucaristica, evoca proprio nel nome, altare, altum ardere, un luogo elevato dove qualcosa brucia, ecco, certamente l'uomo fin dalle origini ha cercato sulle montagne, il luogo più elevato della terra verso il cielo, l'incontro con il divino, specialmente poi i monti più elevati e i vulcani dove sulla sommità il fuoco arde, ruttano lava incandescente, sono sempre stati visti come il luogo della manifestazione della divinità. Ecco, per noi che abbiamo conosciuto il Figlio di Dio, quel Figlio tanto amato che il Padre non ha risparmiato per noi, che ha bruciato, potremmo dire, la propria vita sull'altare della croce, ecco, quell'altare è proprio il segno di Cristo. Per questo all'inizio e alla fine di ogni celebrazione eucaristica chi presiede bacia l'altare a nome di tutti, quasi a dire che appunto poi tutta la celebrazione eucaristica è un grande bacio di amore, cioè il bacio di Dio all'umanità, a noi, senza parole, ma più che delle parole, questo gesto del bacio che è stato fatto all'altare all'inizio della celebrazione ci dice la adorazione. Ecco, Dio chiede a noi di essere letteralmente ribaciato, ecco, ascoltato, anzi è Lui che sul monte della trasfigurazione, quella voce che dalla nuvola si ode, dice: questo è il Figlio mio prediletto, il quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ecco, adorare vuol dire proprio pendere letteralmente dalle labbra di qualcuno. Ecco, era l'inno del Gloria, quasi accomunandoci alle schiere angeliche che lo cantarono, ecco, lo abbiamo ancora in mente nella notte di Natale a Betlemme. Anche tutta la Chiesa è chiamata ad essere un coro angelico, cioè a cantare la bella notizia, che è appunto il Vangelo, che Dio si è fatto uomo, Dio è con noi, Dio non è al di là delle nubi, in un cielo irraggiungibile, ma è invece a portata di mano, è il Dio con noi, l'Emmanuele, il Dio vicino, il Dio che chiede di essere ascoltato, ha qualcosa da dirci. O Padre, che nelle singole chiese pellegrine sulla terra manifesti la tua Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, concedi a questa tua famiglia, raccolta attorno al suo pastore, di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia
nella comunione del tuo Spirito, per divenire immagine autentica dell'Assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza del Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ecco il momento in cui, seduti, ci poniamo all'ascolto di Dio che ci parla. Le letture in questa domenica ci conducono in quei giorni, Samuele, porci la domanda, ma come io sono testimone dell'incontro con il Signore? Allora il Signore chiamò Samuele, non c'è bisogno di essere grandi, ecco, cime o persone eccezionali. Stiamo ascoltando proprio la prima lettura tratta dal primo libro di Samuele, dove non vecchio ti ho chiamato, e poi neanche troppo santo sacerdote, eppure attraverso di ma lui, il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre tre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli idoli né verso chi segue la menzogna. Ecco, Signore, sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore. Rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge nel mio intimo.
Annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori dal suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbi», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore. «Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà». Le parole del Salmo responsoriale che abbiamo pregato poco fa sono anche le mie quest'oggi, in questa chiesa cattedrale, segno di pietra e mattoni della comunità diocesana di Pescia. Pur consapevole dei miei limiti e peccati, sento di poter dire anch'io con il salmista: ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la Tua volontà, mio Dio, questo io desidero». Il senso del mio essere qui è tutto in queste parole ed è solo confidando in esse e trovando in esse la forza che mi appresto a svolgere il mio servizio episcopale in mezzo a voi, con tutto il cuore, come dice bene il motto del caro fratello Vescovo Roberto. Ed è a lui, al Vescovo Roberto, che prima di tutto rivolgo il mio pensiero grato e riconoscente, perché nella logica della successione apostolica mi consegna quel santo popolo di Dio che siete voi, e che egli in questi quasi 8 anni ha custodito con amore e generosa dedizione, conducendovi su pascoli erbosi e ad acque tranquille, sulle orme del buon pastore. Grazie, Vescovo Roberto. Il tuo nome resterà scritto per sempre nella storia santa
nella chiesa pesciatina e il benefatto rimarrà come suo tesoro prezioso. Il mio saluto pieno di gratitudine va anche al fratello Giovanni Paolo, arcivescovo di Pisa e metropolita della provincia ecclesiastica a cui appartiene la diocesi di Pescia, amico anch'egli di vecchia data. Con lui saluto tutti gli altri confratelli vescovi qui convenuti attorno a me in questa santa Eucaristia di lodi al Signore, in segno di grande amicizia e comunione, come pure saluto i confratelli che non sono potuti essere presenti ma che mi hanno comunque manifestato vicinanza e amicizia, a partire dal presidente della Conferenza Episcopale Toscana, il Cardinale Betori. Abbraccio poi voi tutti, sacerdoti e diaconi della Chiesa Pesciatina, e con voi il popolo di Dio qui convenuto dalle varie parrocchie della diocesi, assicurando tutti voi che d'ora innanzi sarò a pieno titolo il vostro vescovo, non a mezzo servizio, ma con dedizione piena. Il Signore in cui confido, col suo Santo Spirito, mi darà la forza necessaria, ne sono certo. Vengo a voi in punta di piedi, rispettoso e ammirato della gloriosa storia della Chiesa di Pescia e di quanto ancora oggi essa testimonia con la sua vivacità e la sua ricchezza di vita cristiana. Vengo per ascoltare con attenzione e per raccogliere e valorizzare con gioia i molti doni e carismi di questa Chiesa alla quale d'ora innanzi anch'io appartengo. L'abbraccio si estende in questo momento però anche a tutti i presbiteri, diaconi, seminaristi e fedeli laici della diocesi di Pistoia, qui presenti fisicamente o comunque presenti spiritualmente. Ed è importante questa presenza, perché la decisione del Santo Padre non riguarda solo la diocesi di Pescia, ma coinvolge pienamente anche quella di Pistoia, unita a quella di Pescia nella persona del Vescovo. Chiese chiamate a vivere un'esperienza concreta di fraternità, direi proprio di sinodalità, nella linea perfetta di quel cammino indicato da Papa Francesco per la Chiesa universale e per le Chiese che sono in Italia. Quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura, nella storia di Samuele, ci indica con chiarezza la via da seguire, l'atteggiamento giusto che dobbiamo avere tutti e che tutti ci deve coinvolgere in una Chiesa sinodale. È infatti quello che il vecchio profeta Eli suggerisce a Samuele: parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Non si fa sinodo parlando semplicemente tra noi, ma mettendoci in ascolto del Signore che ci convoca, ci riunisce e ci guida col suo Santo Spirito. Anche l'unione in persona episcopi delle diocesi di Pistoia e Pescia va vista come un modo attraverso il quale il Signore ci invita a vivere concretamente la sinodalità tra due chiese. Non si tratta di fusione, di inglobamento, di assorbimento. Si tratta invece di un legame forte tra chiese sorelle chiamate a sostenersi a vicenda. So bene che questa decisione ha fatto soffrire la gloriosa storia della propositura di Pescia, divenuta poi a tutti gli effetti diocesi, è sembrata così dovesse finire. Comprendo bene l'amarezza, ma siamo chiamati a cogliere le opportunità che questa scelta del Santo Padre ci offre. Certamente sarò con voi davvero un vescovo a pieno regime, non a tempo parziale, ma con tutta la dedizione del cuore, con tutta la capacità della mente, con tutte le forze che il Signore mi darà. Carissimi fratelli e sorelle, il Santo Padre Francesco, nella lettera apostolica con la quale mi ha nominato vescovo di Pescia,
e che abbiamo ascoltato all'inizio della celebrazione invoca l'aiuto del Signore su di me, perché io esorti sempre i fratelli e le sorelle che mi sono affidati a seguire la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la pazienza, la mitezza, raccomandando loro di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare e di essere generosi, mettendosi così da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. Mi pare un bel programma di azione. Direi che non occorre aggiungere altro. Del resto, il solco del cammino da seguire è già ben tracciato da chi mi ha preceduto. Quello che però mi preme dirvi fin da subito, perché è ciò che porto nel cuore, ciò che più sento decisivo anche per la mia stessa vita, e direi proprio in questo momento storico così complicato che ci spingerebbe all'agitazione e ad andare a cercare chissà cosa per vivere la Chiesa, ecco, quello che mi preme dirvi è che la cosa più importante da fare è quello che il Vangelo ci ha raccontato, è quello di cui il Vangelo di oggi ci parla con la vicenda dei discepoli di Giovanni, cioè andare a vedere dove dimora Gesù, per stare con Lui, lasciarsi conquistare dal Suo amore, per vivere col Suo amore. Un andare a vedere che vuol dire cercarlo nelle Scritture, dove Dio poi ci parla, nei santi segni dove il Cristo ci salva, nel volto dei fratelli, in particolare degli ultimi, dove si manifesta il Suo volto. È un andare a vedere che è contemplazione, adorazione, ascolto, che è stare nella dimora di Gesù, abitare con Lui, frequentare questa dimora interiore spirituale, lasciandosi quindi affascinare dalle Sue parole, dai Suoi gesti, dalla Sua povertà, dalle Sue piaghe, dal Suo cuore. È un lasciare trasformare tutto quello che siamo, corpo ed anima, in quel tempio vivo dello Spirito Santo di cui ci ha parlato San Paolo nella seconda lettura, glorificando Dio anche con il nostro corpo e con tutta la vita concreta e quotidiana. Da questo abitare col Signore nasce il servizio, la carità, l'impegno per un mondo nuovo, la testimonianza dell'amore, la gioia del Vangelo, la missione apostolica. Per tutto questo, e concludo, vedo emblematiche le due figure che campeggiano nella chiesa pesciatina. Prima di tutto la Madonna venerata col titolo della Fonte Nuova e poi Sant'Alluccio. La Vergine Santa ci insegna ad adorare il Signore e ad abitare nella Sua casa. L'altro ci indica la via necessaria della carità. Quello che mi ha colpito nell'immagine della Madonna della Fonte Nuova è che Maria non ha in braccio il bambino come spesso la si raffigura. Il divino bambino è invece davanti a lei e lei lo contempla con uno sguardo adorante e stando con le mani giunte. Trovo che questa immagine renda evidente la necessità assoluta di andare a vedere dove abita Gesù. Lo sguardo adorante di Maria significa appunto l'andare a vedere chi è il Signore e dove Egli è. Esprime esattamente questa dimensione primaria e fondamentale della vita cristiana e del nostro essere Chiesa. Sant'Alluccio, per parte sua, ci insegna invece particolarmente la necessità di farsi ospitali, attenti, pronti a servire, sull'esempio del Maestro che lavò i piedi agli Apostoli, Lui che è venuto appunto per servire e non per essere servito. Quante povertà, vecchie e nuove, ci sono ancora purtroppo nel nostro mondo. Quanta povertà nella nostra società. Povertà materiali e povertà spirituali, povertà per emarginazione e scarto, povertà per una salute precaria, povertà per vuoto di senso della vita, povertà per diritti non riconosciuti e povertà per ignoranza, povertà per solitudine e povertà per grettezza d'animo. Un mare immenso di povertà è quello che abbiamo di fronte. Attende cuore e mani che sappiano accogliere e condividere. Così dunque,
carissimi amici e fratelli, guidati da Maria a contemplare adorante il mistero del Verbo incarnato per la nostra salvezza e da Sant'Alluscio a testimoniarlo nella carità operosa verso il prossimo in ogni genere di difficoltà, possiamo davvero essere popolo di Dio che cammina pellegrinando nel tempo verso la patria promessa in questo lembo di terra, tra le persecuzioni del mondo e la consolazione di Dio. Perché nella speranza sta la nostra forza, come dice il mio motto episcopale, in cammino verso quei cieli nuovi e terra nuova che insieme, pastore e gregge, desideriamo e speriamo raggiungere. La professione di fede sarà recitata da Monsignor Vescovo. Noi ci uniremo con il canto. Credo, Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo, Signore, amen. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo, Signore, amen. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo, Signore, amen. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo, Signore, amen. Fratelli e sorelle, imploriamo la misericordia di Dio che è la nostra salvezza. Eleviamo a Lui la nostra supplica per le necessità della Chiesa e del mondo intero. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa universale e in modo particolare per la nostra Chiesa che è in Pescia, che ha avuto il dono dal Signore e del Vescovo Fausto, possa trasmettere a tutti la misericordia del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Vescovo Fausto, che oggi inizia il suo cammino in mezzo a noi, perché possa guidarci sempre sulla via della santità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le famiglie cristiane della nostra diocesi, perché seguendo il Vangelo possano essere vere chiese domestiche e nella quotidianità segno della presenza dell'amore sponsale di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i giovani, perché si facciano annunciatori e testimoni del Vangelo e sappiano seguire i passi di Cristo per costruire insieme una società nuova che si fondi sulla legge dell'amore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i seminaristi della nostra diocesi, perché possano far fruttificare il seme che il Signore ha gettato nella loro vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i malati, perché associno le loro sofferenze al sacrificio di Cristo, per la salvezza di tutti gli uomini, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi che oggi gioiamo per la venuta del Vescovo Fausto, perché possiamo sempre sentirci uniti a Lui, come il gregge al suo pastore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre Santo, che hai manifestato il tuo volto misericordioso nel tuo Figlio Gesù, concedici di vivere con consapevolezza e gratitudine per il tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Vengono ora presentate le offerte, il pane e il vino che diventeranno il corpo e il sangue del Signore. Altri simboli, quali il dossier delle povertà, il libretto delle buone prassi e la tovaglietta per gli assistiti delle Caritas.
dice continuamente, ora, in questo momento, il momento culminante dell'Eucaristia. Ecco, questa è la misura del mio amore per voi, la vita del mio figlio. Conoscendo una chiesa, conoscendo altri fratelli, si conosce di più Cristo, perché appunto, come ci ricordava San Paolo nella seconda lettura, noi siamo le sue membra. Sembra quasi paradossale, ma è proprio così: più si conoscono i fratelli e più si conosce Cristo. È vero anche, ed è soprattutto questo, più si conosce Cristo, più si conosce l'uomo. L'uomo che noi siamo, che ciascuno di noi è, l'uomo che sono gli altri, i nostri fratelli, la moglie, il marito, i figli, l'umanità intera. È questo che è il grande mistero che avviene proprio ora sull'altare. Per questo che il vescovo incensa l'altare e il crocifisso, la pietra e la croce, il fuoco dell'amore che arde in alto sul monte. E questo monte alto, riarso d'amore, bruciato d'amore, è proprio il Signore Gesù, via, verità e vita dell'uomo. Noi abbiamo portato all'altare quel poco che abbiamo, un po' di pane, un po' di vino. Le offerte sono state incensate, la nube profumata si sale verso l'alto, segno della nostra offerta a colui che ha riempito le nostre mani di questi doni, frutto della terra appunto e del lavoro dell'uomo. Ora il diacono incensa vescovo, i presbiteri e tutto il popolo santo di Dio, perché tutti siamo chiamati a diventare un'offerta gradita a Dio. Ma è proprio questo il servizio della Chiesa nel mondo. Questo è il sacerdozio universale dei fedeli. Fare bene il proprio lavoro. Mettere in quello che facciamo quel poco che è l'immenso amore di Dio. Ecco, la carità, l'attenzione agli altri. Ecco, questa è l'offerta gradita a Dio. Poi Dio, con la forza del suo spirito, del suo amore, a trasformare questo pane e questo vino di nuovo nel corpo e nel sangue del suo figlio, a dirci anche oggi, intorno a questa mensa: io ti amo fino alla morte. Io per te non ho risparmiato il mio unigenito figlio, grande, fratelli, tu vali sorelle, la vita del mio unigenito figlio. Questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, per Cristo nostro Signore. Grazie. O
Dio nostro Padre, per questo memoriale dell'immenso amore del tuo Figlio, fa che tutti gli uomini, mediante l'azione pastorale della Chiesa, possano gustare il frutto della vita, riconquistato con il sacrificio della croce, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana disgregata dal peccato, perché il tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. A
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Allucio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fausto, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per la distribuzione della comunione, sei ministri raggiungeranno, accompagnati dai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, le cappelle laterali. Vi invito a rimanere al proprio posto fin quando i ministri non raggiungeranno le cappelle. Questo ha voluto indicare queste parole: comunione, partecipazione e missione. Comunione, appunto ha detto Fausto Tardelli, comunione con Dio Padre in Cristo e per opera dello Spirito Santo, e quindi comunione tra di noi. Partecipazione, che significa essere tutti consapevolmente, ugualmente partecipi del dono di Dio e quindi corresponsabili. E poi missione, perché la comunione, la partecipazione sono in funzione della testimonianza dell'amore di Dio nel mondo e dell'annuncio della buona notizia della salvezza in Cristo. Queste appunto le parole con le quali Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, ha voluto appunto
le ha utilizzate, le ha volute utilizzare per salutare la diocesi, la sua nuova diocesi di Pesce, la sua nuova casa, come l'ha voluta identificare, come l'ha voluta chiamare. E c'è anche da sottolineare ciò che sono state invece le parole di Monsignor Roberto Filippini dal 2015, come abbiamo detto, ricordato, alla guida della diocesi di Pescia, e che ha lasciato nelle mani appunto di Fausto Tardelli, anche per sopraggiunti i limiti di età. E queste sono le parole di Monsignor Filippini: forse vi troverai qualche limite e qualche carenza nella struttura organizzativa, ovviamente riferendosi alla diocesi pesciatina, ma ti assicuro, dice Filippini, che è una chiesa viva. Le comunità parrocchiali sono seguite con passione dai loro parroci. Ci sono generosi diaconi e tanti laici che spendono energie e tempo perché si realizzi la missione di comunicare il Vangelo e far vivere a tutti un'esperienza di comunione nella fede, nella carità e nella speranza. Il Signore ti benedica, dice Filippini, e ti dia tutta l'energia e la saggezza necessaria al tuo compito di armonizzare due chiese diocesane che devono imparare a camminare insieme e a vivere in profonda comunione. Sono certo, scrive ancora Monsignor Roberto Filippini, che farai sentire la prossimità del pastore al tuo gregge, spezzando il pane della parola e dell'Eucarestia, promuovendo solidarietà e fraternità, prendendoti cura dei poveri e degli ultimi e pregando per la tua gente, perché sia davvero segno e strumento di unità per gli uomini e le donne di questo tempo e di questi territori. Ricordo ancora come l'incarico episcopale di Monsignor Fausto Tardelli sia in persona episcopi, ovvero nella persona del vescovo. È un'espressione latina usata dalla Santa Sede per indicare l'unione di due o più diocesi, con la quale si lasciano inalterate le strutture di ciascuna diocesi, ovvero rimangono i seminari, le cattedrali, gli uffici di curia, ad eccezione ovviamente del ministero episcopale, che è esercitato da un unico vescovo. È la forma più blanda di unione tra diocesi e può avere carattere temporaneo. In qualche caso l'unione in persona episcopi è stata una soluzione di transizione verso l'unione, come dice sempre la parola in latino, e in acque principali terre o in piena unione. Thank you.
Ecco, questo che viviamo, questo momento dopo la comunione, non è tempo morto, anzi, se vogliamo, è proprio il momento culminante in cui nel silenzio lo Spirito agisce, perché la parola che abbiamo ascoltato, il sacramento che abbiamo ricevuto diventi vita. È lo Spirito che, come nel grembo di Maria, ha fatto sì che il Verbo di Dio si facesse carne. E ora è l'azione, perché anche nella nostra vita, nel nostro cuore, la parola che abbiamo ascoltato diventi vita, quotidianità, modo di vedere, di pensare, di agire, di porci di fronte agli eventi, alle cose, alle persone, con lo stesso sguardo e lo stesso cuore di Dio. Un momento da vivere sempre con grande intensità, ecco, lasciando allo Spirito Santo, di portare a compimento in noi ciò che è stato iniziato in questa celebrazione. Soprattutto che la fede diventi vita, la liturgia diventi quotidianità, la parola si rivesta di carne. Viviamo questo momento anche con l'intercessione materna di Maria, ecco, la vediamo nella grande tela dietro l'altare, raffigurata nell'icona dell'Assunzione al Cielo. Non dimentichiamo che la cattedrale di Pescia è appunto dedicata alla Vergine Maria Assunta, la Ianua Coeli, la porta del cielo. Fiorisca sempre nella chiesa di Pescia, o Padre, fino alla venuta del Cristo suo sposo, l'integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna. Tu che la edifichi incessantemente con la parola e il corpo del tuo Figlio, non privarla mai della tua paterna protezione. Ecco, noi per Cristo nostro Signore sappiamo che con la sua morte e la sua risurrezione il Signore è salito al cielo, siede alla destra del Padre, come abbiamo professato nella comune fede. Ed è verso il cielo che noi siamo incamminati. Rogito d'inizio del ministero pastorale ci porta del nuovo vescovo Monsignor Fausto Tardelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per il presente atto sia noto e manifesto come a seguito delle dimissioni presentate da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Roberto Filippini, in ossequio a quanto disposto dal canone 401 del Codice di Diritto Canonico, sia stato nominato nuovo Vescovo di Pescia il Reverendissimo Monsignore Fausto Tardelli, già Vescovo Ordinario della Diocesi di Pistoia, con bolla pontificia del 12 ottobre 2023. Il predetto Monsignor Fausto Tardelli, in questo giorno, 14 gennaio 2024, seconda domenica del tempo ordinario, alle ore 15:30, ha fatto il suo solenne ingresso in città, accolto dal canonico arciprete e dal canonico presidente del capitolo della Chiesa Cattedrale, dalle autorità civili e militari. Dopo i discorsi di rito, accompagnato dal nostro metropolita, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paolo Benotto, dal Vescovo Emerito Monsignor Roberto Filippini, da alcuni eccellentissimi Vescovi della Regione Toscana e dal clero diocesano, dopo la lettura della bolla pontificia e l'invito dell'Arcivescovo metropolita, si è assiso in cattedra
e ha ricevuto l'omaggio dei parroci della diocesi e di alcuni rappresentanti del laicato. Il presente atto, redatto in triplice copia, è stato da me letto ai presenti e firmato dal vescovo entrante, dal metropolita e controfirmato dal cancelliere vescovile. Una copia viene conservata agli atti della curia, una a quelli del capitolo cattedrale e l'altra all'archivio dell'episcopio. L'anello episcopale, ecco, quindi anche questo momento che evoca un rapporto nuziale, ecco, l'anello è davvero una di quelle cose che non servono a niente, sono inutili, hanno nessuna funzione, però è inutile, cioè in linetta utile. Cioè sono quelle cose che sono talmente inutili che se non ci fossero sarebbe un guaio, nel senso che ci danno il senso di quello che c'è al cuore delle cose utili che facciamo della mattina alla sera. Signore, lasciate che spenda ancora qualche parola per dire grazie a tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno a rendere bella e festosa questa assemblea eucaristica, il mio ingresso in diocesi, e che sono presenti. La lista è lunga e sicuramente mi imbroglio un po', dimenticherò qualcuno, per cui mi scuso in anticipo e prego di non aversene a male, semmai vediamo di recuperare poi in seguito. Prima di tutto il mio grazie va al Vicario Generale Don Alberto e alla sua equip del Comitato Organizzativo, come pure al capitolo di questa chiesa cattedrale guidato da Don Stefano, come a tutte le realtà che mi hanno accolto in questa giornata, il santuario della Fonte Nuova, i bambini di quella parrocchia, l'ospedale Santi Cosma e Damiano, l'istituto Don Bosco e la casa Matilde. Ho già espresso parole di gratitudine alle autorità presenti, lo voglio però rinnovare questo senso di gratitudine al signor Presidente della Regione Eugenio Giani, al prefetto della provincia, dottoressa Donatella Messina, al questore di Pistoia, dottor Marco Dal Paz, ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, a tutti i sindaci della Val di Nievole e anche della Lucchesia in parte, presenti. Vorrei fare un ringraziamento speciale al sindaco e alla giunta del comune di Pescia per la disponibilità dimostrata, l'attenzione e l'impegno profuso
per permetterne un'ordinata e bella accoglienza. Nell'occasione vorrei anche chiedere scusa a tutti i cittadini per i disagi al traffico che il mio ingresso ha procurato. Non posso dimenticare poi il cerimoniere, cancelliere vescovile, canonico Oreste Carlo Agnesi, con i ministri e ministranti che hanno svolto il servizio liturgico. Voglio anche ricordare in particolare il coro diretto dai maestri Simone Brienza e Gabriele Bonci, l'organista, tutti i musicisti che hanno fatto vivere momenti intensi e profondi di preghiera. Ringrazio veramente di cuore il MEFIT, Mercato dei Fiori di Pescia, per l'addobbo della Chiesa, la ME familiare Giorgio Tesi Group per le piante esterne e la ditta Santoni per i fiori nel Vescovato. Hanno donato fiori e piante meravigliose. Il grazie va anche a Don Amerigo Ebio e al canonico Lorenzo Fausto Battioli, che ho visto di persona lavorare senza sosta per addobbare e allestire con le composizioni floreali la cattedrale e il Vescovato. Con loro un grazie a chi ha pulito, lavorando per rendere magnifica e accogliente la Chiesa e il Vescovato. Dipendenti della Curia, Riccardo, voglio ricordare Maria Sole, Alfreda, Patrizia, le maestranze varie con le varie ditte di pulizia. Davvero tanta gente si è data da fare, io non so come ringraziare con una preghiera al Signore di gratitudine. Lui arriva al cuore di tutti. Un grazie davvero speciale non posso non rivolgerlo di vero cuore a Don Valerio. Non ci sono parole, fin dal primo momento si è reso disponibile e mi ha reso assai leggero questo mio trasferimento facendomi sentire a casa. Un ringraziamento ancora a tutte le associazioni di volontariato che hanno prestato il loro servizio, in particolare le Misericordie di Pescia e Uzzano, che hanno contribuito per il servizio di accoglienza, assistenza, trasporto navetta, come pure grazie alla Protezione Civile, a tutte le forze dell'ordine per il loro servizio e anche per la loro splendida presenza a contorno di questa celebrazione. Un grazie poi ai cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, qui rappresentati addirittura dal luogotenente, e poi i cavalieri di Malta e altre aggregazioni similari che sono stati presenti. Voglio ricordare gli scout anche, che si sono dati da fare. Un legame antico mi lega a loro, agli scout. Il mio pensiero va anche a chi ha ripreso la celebrazione, l'ha accompagnata con impegno giornalistico. Toscana Oggi e TVL, che con la diretta ha permesso a tantissima gente di seguire la celebrazione. Insieme a loro ringrazio pure tutti i vari operatori della carta stampata o del digitale che hanno dato risalto al mio ingresso in diocesi. Permettetemi di dire un grande grazie davvero speciale a tutti i diocesani di Pistoia, presbiteri, religiosi e laici che mi hanno accompagnato con affetto e amicizia, dando testimonianza di accogliere con gioia questa nuova sfida che coinvolge anche loro in un cammino ecclesiale di comunione e di sinodalità. Un grazie infine, lasciate che lo dica anche a tutti gli amici, laici e presbiteri della mia diocesi di origine, Lucca, che hanno voluto essere presenti qui per manifestarmi ancora una volta il loro affetto e la loro vicinanza che non viene meno nel tempo e che mi rallegra il cuore. Sono e resto lucchese e il mio affetto per la Chiesa che mi è stata madre nella fede e nel sacerdozio fino all'Episcopato è davvero grande. Concludo questa lunga lista di ringraziamenti scusandomi del fatto che sicuramente mi sono dimenticato di qualcuno che comunque porto nel cuore anche se non ne ricordo il nome. Il mio grazie vuole arrivare veramente a tutti, anche a quei numerosi volontari che silenziosamente con gioia hanno offerto il loro servizio in questa giornata.
grazie veramente a tutti e buon cammino insieme. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Arciprete della cattedrale di Pistoia che ci ha accompagnato in questo commento, in questo momento di celebrazione appunto della messa e dell'insediamento di Monsignor Fausto Tardelli come vescovo di Pescia, vescovo di Pistoia e di Pescia, lo ricordiamo. E volevo ricordare anche quelli che sono stati gli ultimi vescovi della diocesi pesciatina. Gli ultimi 73 anni in realtà sembrano tanti, ma ci sono succeduti solo quattro vescovi, ovvero Dino Luigi Romoli dal 1951 al 77, Giovanni Bianchi dal 77 al 93, e il compianto Giovanni De Vivo dal 93 al 2015 e appunto Roberto Filippini dal 25 novembre 2015 al 14 ottobre del 2023, appunto data in cui Papa Francesco unisce le diocesi di Pescia con quella di Pistoia. Lo ricordiamo ancora una volta in persona episcopi nel vescovo Fausto Tardelli. E ripercorriamo anche la lunga giornata che si è conclusa appunto con la celebrazione della Santa Messa nella cattedrale di Pescia, la lunga giornata di insediamento di Monsignor Fausto Tardelli. È cominciata questa mattina alla cattedrale, alla Madonna della Fonte Nuova a Monsummano, con la visita e la preghiera all'interno della chiesa, accolta da tantissimi bambini, accolta da tanti fedeli, una chiesa stracolma di fedeli ad accogliere festosamente Monsignor Fausto Tardelli. Ricordiamo la Madonna della Fonte Nuova, patrono della diocesi di Pescia. E da lì poi Monsignor Tardelli si è spostato verso Pescia, verso dapprima l'ospedale, dove ha incontrato la direttrice sanitaria, dove ha incontrato alcuni medici, infermieri, dove si è poi incamminato e ha visitato il pronto soccorso, fermandosi anche con alcune persone che erano lì in attesa, fermandosi a parlare anche con alcuni parenti di persone che purtroppo sono ricoverate
Una di queste, tra l'altro, a seguito del tragico evento di ieri all'ex convento del Giaccherino. Vediamo ora che si intrattiene anche con i fedeli in assemblea per salutarli, per scambiare con loro anche qualche parola. E poi appunto dall'ospedale una pausa per il pranzo e quindi l'insediamento, l'arrivo a Porta Fiorentina accolto dai quattro rioni, dagli sbandieratori, dai tamburi, accolto dal governatore della Toscana Eugenio Giani, accolto dal sindaco della città di Pescia e, come ha detto lo stesso vescovo, in rappresentanza di tutti i sindaci della Val di Nievole, sindaco Riccardo Franchi e dal prefetto ovviamente di Pistoia, della provincia di Pistoia. Da lì un discorso rivolto appunto ai fedeli, rivolto ai cittadini, anche alle istituzioni, anche ai rappresentanti delle istituzioni, per poi spostarsi verso la cattedrale, una breve vestizione per poi appunto recarsi in cattedrale e concelebrare con Roberto Filippini la messa che si è appena conclusa. Chiudiamo qui questo collegamento, grazie di averci seguito, rinnovo i ringraziamenti per Don Luca Carlesi che ci ha accompagnato insieme in questo commento e grazie di essere stati con noi, buona serata.